lungo il lago di Garda in canoa, un'iniziativa a scopo benefico, a scopo di così informare la gente circa l'AIDO, questa organizzazione per la donazione degli organi, che ha voluto fare qualcosa di eccezionale, questa regata in canoa fra volontari, fra gruppi che vogliono far sentire questo segnale. Hermes Buffoli, assessore al turismo del Comune Toscolano Maderno, ha voluto ospitare assieme al sindaco questa presentazione, un evento importante per quanto riguarda la socializzazione e soprattutto per quanto riguarda l'altruismo. Beh, direi che è una manifestazione che parla per conto proprio. L'AIDO provinciale ha scelto il lago di Garda per questa iniziativa. Noi siamo ben contenti di ospitare nella giornata di sabato e domenica, ma anche di giovedì, dove si parlerà appunto di donazione di organi alla scuola media di Toscolano, questa bella iniziativa che parla di solidarietà, parla di vita, parla anche di sport, perché no, anche di comunicazione di un territorio come questo dove oggi siamo, della Valle del Cartiere, che vogliamo comunicare con tutti i mezzi e tutte le salse, visto che è un patrimonio naturalistico e culturale di straordinaria importanza. Se c'è un personaggio praticamente felice di questa iniziativa, Lino Lovo, che è il presidente provinciale AIDO. Ecco, i mezzi per far conoscere questa associazione importantissima non sono mai stati esauriti. Adesso abbiamo scoperto, avete scoperto, che attraverso anche la canoa, attraverso anche delle persone handicappate che parteciperanno alla gara, attraverso il volontariato, ancora una volta, la vostra è già una situazione di volontariato, insomma si può fare ancora qualcosa. Direi proprio sì, questa è un'occasione molto ghiotta, che per la prima volta al mondo penso proprio che avvenga un modo nuovo di promuovere la nostra associazione attraverso queste canoe, che sono tante, sono circa 70, correranno anche dei disabili. Attraverso il lago di Garda riusciremo a raggiungere molte persone e parlare loro della nostra associazione. Questo è un po' l'obiettivo di questa singolare e originale manifestazione, quindi noi ringraziamo tutti gli enti, tutti coloro che si sono adoperati per far sì che potesse andare in porto. Sabato e domenica il lago di Garda vedrà protagonista l'AIDO. Roberto Righettini, sindaco di Toscolano Maderno, ha accolto questa presentazione in uno dei, credo, scenari più incantevoli di questa Valle del Cartiere, al di là poi del centro di eccellenza che c'è all'inizio della valle, qui presso l'area Lusetti, la chiesetta Lusetti, il fiume che passa, la tranquillità, e questo per dare spazio a un'iniziativa importante. Siamo vicini all'acqua, un fiume, si parla di canoa, si parla di lago, si parla di AIDO, una regata in canoa per l'AIDO. Ma credo che il luogo non è stato scelto a caso, perché questo luogo, al di là della tranquillità, può essere magari accostato un po' anche alla nostra vita quotidiana. Il fatto di presentare una corsa di volontariato dell'AIDO serve a sensibilizzare quello che è anche il futuro dei nostri giovani, ma anche il nostro futuro. E essere in un luogo come questo, incantato e incantevole da un certo punto di vista, credo proprio che ci faccia e serva per assaporare la vita per il senso che questa ha. Io credo che non serva avere obiettivi, solo obiettivi materiali nella vita, ma serva avere e riscoprire quei valori che in molti casi e in molte situazioni oggi purtroppo sono dimenticati.